Beh, oggi un appuntamento importante per i servizi alla prima infanzia, la presentazione della legge della senatrice Puglisi ed altri. Noi come regioni abbiamo già fatto le nostre osservazioni, siamo stati ascoltati dalla Commissione al Senato, una legge già in calendario. Legge importante perché definisce il sistema educativo 06 e inserisce gli asili nido in quel primo step di percorso formativo per i bambini e lo rende livello essenziale. Questo cosa significa? Che lo Stato dovrebbe intervenire anche nel sostegno dei costi degli asili nido per un 50% come previsto dalla legge, il 20% rimane a compartecipazione delle famiglie e il 30% degli enti locali territoriali. Questo è un aspetto importantissimo perché oggi in molte regioni abbiamo un sistema di qualità dei servizi, abbiamo servizi adeguati in termini quantitativi e qualitativi, ma il sistema non regge più, non ci sono più le risorse pubbliche per poter mantenere in vita questi servizi e andare avanti nelle percentuali previste dal Trattato di Lisbona del 33% della fascia di popolazione di quell'età. Quindi le famiglie hanno meno risorse per pagare le rette, quindi i servizi cominciano ad avere posti vuoti, non abbiamo più il fenomeno delle liste d'attesa ma cominciamo ad avere il fenomeno dei posti vuoti, ma questi posti vuoti significano poi bambini che rinunciano ad avere la loro prima opportunità educativa. Per i comuni è una boccata d'ossigeno se passa questa legge? Direi di sì. Non è solo un tema economico perché il sistema educativo da zero alla formazione continua, comunque fino a tutta la scuola dell'obbligo, è educativo e non sociale assistenziale. È uscito con chiarezza anche a Savona nell'audit della conferenza regionale del sistema scolastico e formativo che terremo a ottobre. Si è chiesto che i comuni, ad esempio, unissero le funzioni sociali e quelle scolastiche in un unico assessorato. L'idea di una continuità e di un servizio non solo come scuola materna e nido a sostegno della donna, al sistema della crescita del ragazzino, ma assistenziale, bensì un'attività educativa da 0 a 6 anni con poi la scuola. In questo filone è chiaro che lo Stato non può non porsi il problema di un servizio pubblico essenziale. Il quinto anno della scuola materna, l'ultimo anno della scuola materna, è bene che lo facciano tutti. La fiscalità nazionale deve garantire i servizi pubblici da erogare a tutti gli italiani a prescindere dalla regione in cui sono. Quindi, se queste risorse fossero messe a disposizione, si libererebbero risorse che i comuni impegnano e che potrebbero usare, spero, per altri servizi alla persona, al sistema sociale, educativo, formativo. Non è però solo una questione economica, evidentemente è un riconoscimento di una dilatazione di un diritto alla crescita e all'inserimento in un percorso educativo fin dalla primissima infanzia.